Oh mio Dio, si può regalare anche pass battaglia qui. Oh mio Dio, cosa sono? Quindi questa sarebbe la versione femminile di Drift. Ok, l'ho acquistato. Qualcosa di sensazionale, veramente. Grandioso, vediamo un po'. Abbiamo sbloccato catalizzatore. Altera il paradigma. Poiché altro, Lord X saccheggia tutte le dimensioni. Cos'è? Sfide pass battaglia. Include missioni pass battaglia, missione equilibrio e missione punto zero. No, bellissimo! Ma che lavoro di grafica sensazionale! Vediamo degli stili. Ah, proprio un gladiatore diventa. Poi qua ci sono i colori. Bellissima rossa. Sembra un motociclista. Lord Beerus. Ah, ok. No, che poi è fantastica. Sembra essere la versione malvagia, appunto. E questa è la skin che si è vista al terzo teaser. In questo video non voglio fare partite, semplicemente sono curioso di vedere anche la mappa, ma quello lo faremo più avanti. Diciamo che mi sto un po' spoilerando. Ah, mostra tutte le ricompense, quindi possiamo vedere le ricompense sia in questo modo che in questo modo. Ok, molto ma molto aggressivo. Mimetica è morto. In effetti questa è proprio una mimetica della serie militare. Ma neanche tanto, cos'è sta roba? No, no. Cioè questo è il nuovo veicolo che hanno implementato, è una bomba, poi con i proiettili lì. Dicevo che a me Avatar come film non mi è piaciuto tanto, cioè non dico che fa schifo, ma non mi è piaciuto tanto. Detto questo, non vorrei dire, ma questo mi ricorda tantissimo Avatar. Stavano quelli che pilotavano questi robot per uccidere gli Avatar. Che cavolo è, popcorn? Noi in poche parole, ogni volta che ci butteremo in partita cucineremo i popcorn. Mi sembra più che giusto. Il duello. No! Quindi hanno messo finalmente la traccia, insomma, che si è sentita durante il duello. Qualcosa mi dice che tutte le skin avranno tutte degli stili diversi, differenti. Qualcosa mi dice questo. Perché finora, a parte la bambina che sta piangendo, o il bambino, ma mi è saltato la bambina, fino ad ora abbiamo visto ogni skin ha il suo stile, ha i suoi stili modificabili, e questo è un cucciolo davvero bellissimo. Scava continuamente, non si sa perché. No, bellissimo. Questo era proprio un tocco di classe, la bomboletta che colora e fa cose. No, no, raga. No, questo è. Cioè, ditemi se non è uguale a un video di Blender 3D che ho trovato su internet. Peccato che non si sblocca il mio tablet. È uguale. Solo che la musica, se non sbaglio, era diversa. Tanto il beat è bellissimo. Non so se state vedendo. Vabbè, ve lo metterò accanto. È ugualissimo. Veramente, questa ha vinto tutto comunque. Questa è la copertura, quella delle armi che fa parte del set Drift. Lancio della bottiglia. Sì, vabbè, facciamo il battle flip con questa roba. Vediamo un po'. Ah, questa è quella del set Lama. Che fra un po' vedremo. Oh mio Dio, vai con la musica. Ecco, da qui parte il settore, diciamo così, delle ricompense, del pass battaglia del Lama. Perché questo nostro lama è un DJ. Questo è troppo bello. Ecco le bollicine. Eccolo qui. Mo vabbè. E che cos'è? No, guardate le scarpe, che belle. Che. Quanto belle sono. Vabbè, ma questo è Michael Jackson. Vabbè, a parte il fiocchettino che non c'entra niente. Ma vabbè. Ecco, un'altra bottiglia. Senza maschera, quindi eri tu il DJ. Il DJ, ragazzi, il DJ! Che cosa? Le dite! Wow, ma questo è il cubo. È infatti Kevin. Lil Kevin. No, ma questa. Mappa Pinnacoli. Non male. Ed è anche un ballo da attraversamento.
Nel senso che quando camminate, quando fate andare avanti il personaggio, continua a ballare, continua a fare quello che sta facendo. Vabbè, tanto abbiamo capito che questa season tratta il passato, cioè il passato, il presente e il futuro. Questo ormai l'abbiamo capito. Non so perché, ma i numeri in quel modo mi ricordano tantissimo Ritorno al futuro. Dentro la macchina, quando si vedevano. Vabbè, spero che qualcuno. Che l'abbiate capito. No. Che cosa era successo? Pilota Pixel. No, vabbè. Tipo che quando andate avanti col personaggio, spara i proiettili. Ecco, come a dire, tutti ti cercano, tutti ti vogliono. Bellissima. No, vabbè. No, vabbè. È Ghost Rider. Questo è troppo grande. Cioè, questo è grandioso, questo ti copre tutta la visuale. Vabbè. Incoronato. Oh, che sorti di proiettili che c'ha. E con questo ti fa una bella pittata. Vediamo un po' i posti quali saranno. Vediamo un po'. Allora, hanno cambiato in questo modo la lobby prepartita. Che cos'è questa roba? Sta accadendo qualcosa qui. Ma è il teschio che sta provocando tutto ciò. È come se stesse infettando la terra. E ho trovato un lama lì. Aspettate, ma posso fare rigenerazione? Oh, almeno così possiamo viaggiare più velocemente. I robot. No, questi li andiamo a visitare. I posti che sono cambiati sono proprio dove ci sono i resti della creatura, del cactus. Hanno aggiunto questa parte qui. Ovviamente il magazzino muffito è stato restaurato. Cerca. Che significa cerca? Forse possiamo cercare. No! Questo vuol dire che potrebbero esserci delle cose anche qui dentro, dentro a queste casse. Penso che in parco giochi non funzioni sta cosa. Aspetta un attimo, cerca. Ah, quindi è così a random. No, quindi adesso ovunque potrebbero esserci armi o qualsiasi cosa. No, incredibile. Adesso che sono così alto. Ah, quindi si riesce a salire. C'è la possibilità di salire sopra. Magazzino muffito. Vabbè, in poche parole è ritornato completamente com'era. È proprio ritornato dal passato. Lì c'è il robot. Lo vogliamo provare? Cioè. Scusa. Proviamolo. Ci siamo e ci resteremo. Autodistruzione. No, mio Dio. Salve lama. Tutto a posto? Cambia posto. Ah, ok. Carica il sangue. Oh, 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 aiuto! Che sta succedendo? No, si è buggato. Aiuto. Raga! Aiuto! Ma sei buggato! Cosa ti schianti, No, vabbè, dai. Almeno fammi provare sta roba. No, ho colpito giusto giusto il forziere. Sono morto pure io. No, cos'è sta roba? Possiamo attraversare questa barriera? Cosa stanno volando? Ah, vabbè. Possiamo entrare. Ah, e troviamo anche delle cose. Stiamo volando. Oh mio Dio, a parte il fatto che è super luminoso, vi spaccate gli occhi. Salve lama, tutto bene? Ti
Ti stai godendo il panorama, vero? Ma riusciamo a... Eh? Cosa? Ma è un mega rift! Non me lo sarei mai aspettato. Guardate un po'. Direi veramente bello. Comunque, io direi che dopo aver visto tutte queste cose, tutti i cambiamenti, insomma, della mappa, potrei dire che possiamo finirla qui. Fai squadra con un amico e pilota questo nuovo potente veicolo. Quindi vuol dire che ci possono entrare due persone. Cioè uno utilizza un'arma, mentre l'altro ne utilizza un'altra. Spero che questo video vi sia piaciuto. Semplicemente, vabbè, ho visto la stagione 10 in generale, quindi il pass battaglia, i cambiamenti della mappa che sono stati fatti. Ad ogni modo, spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mettete un bel mi piace, commentate e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo con il prossimo video di non so cosa. Buonanotte ragazzi, o quello che è.